Sto completando la casa, finalmente mi sono arrivati dei quadri e andranno a coprire i buchetti di cui vi parlavo nel video della casa. Questo brand è Desenio, che mi ha gentilmente fatto scegliere dei poster da inserire nei quadri. Luna. Ehi, orchiette! Hanno arrotolato tutti i poster qui dentro, così che nessuno si è rovinato. E qui mi hanno mandato tutte le cornici con il vetro. Ora, momento costruzione. E dopo una dura lotta tra me, i quadri e Luna, adesso vi faccio vedere tutti! Questo che è il quadro che va a coprire il buco del contatore ed è un semplice LEV. Finalmente posso farmi le foto senza avere sopra un buco. Questo, che praticamente dà sulla cucina, è uno in verticale, Make Your Dreams Happen. Lo trovo molto motivazionale per quando la mattina mi sveglio, perché venendo da là è la prima cosa che vedo. Poi c'è questo piccolissimo, è un 13x18, Inhale the Future, Exhale the Past, molto significativo per la mia storia. Anche questo, ragazzi, io adoro le frasi motivazionali e infatti praticamente ho preso soltanto quadri del genere. She turned her cans into cans and her dreams into plants. Quest'altro in cui mi ci ritrovo tantissimo, She designed a life she loved, quindi molto in linea con me. E poi questo. Questo, ragazzi, è bellissimo, vi giuro. Andate sul sito, fate un cerca scrivendo balance e vi viene fuori questo quadro. Ora non sto qui un minuto per farvelo leggere, ma praticamente parla dell'equilibrio nella vita, in tutto quello che si fa, ballare tutta la notte e fare poi yoga la mattina dopo, mangiare della cioccolata quando il cuore lo desidera e invece mangiare dell'insalata quando il corpo lo desidera. Creare le tue regole e segui il tuo percorso e non permettere a nessuno di decidere come vivere secondo le sue regole. Bellissimo. Ragazzi, io sono per le frasi motivazionali. E poi finisco con questo che per molti sembrerà una cavolata, ma per me è super significativo perché Milano è un po' come la mia America, cioè è proprio il posto in cui sono venuta per realizzare me stessa, quindi è davvero tanto significativo. Mi hanno dato un codice sconto per voi, ve lo metto qui in sovraimpressione. Mi hanno dato un codice sconto per voi, ve lo metto qui in sovraimpressione. È valido soltanto dal 16 al 18 ottobre e non è valido per le cornici o per i poster handpicked. Quindi have fun, io sono strafelice. Finalmente la casa ora è finita. Nel video precedente vi avevo promesso che vi avrei fatto vedere la mia situazione dopo una settimana senza zucca. Prendi, prendi, ecco. Gonfiore, sparito. Questa è la mia normale ciccetta. Se vi ricordate, io non mi vedevo i piedi, praticamente. Arrivava qua. Raga, sta arrivando l'addominale laterale. Lo sento, è in arrivo. Si vede un pochino. Mai avuto questo, mai. Cosa ho fatto? Ho fatto esattamente quello che vi avevo detto che avrei fatto, cioè non ho mangiato la zucca per una settimana e per il resto ho mangiato secondo le mie normalissime abitudini alimentari, come vedrete in questo video. Una cosa che ci tengo a sottolineare non è stata la zucca del pranzo a gonfiarmi, ma settimane e settimane di consumo di zucca. Ho letto i vostri commenti e ci tengo a rispondere a alcuni di loro. Ad esempio, in molti dicevate che è normale gonfiarsi, soprattutto se si mischiano le proteine nello stesso pasto. Allora, indubbiamente immischiare le proteine può rallentare la digestione, però personalmente a me non ha mai creato questo problema. Infatti io sin dall'inizio ho sempre mischiato le proteine e le mischio perché conosco il mio corpo e so che non reagisce male a questo. Un altro appunto che avete fatto è stato sul consumo di latticini. Sono d'accordo con voi, i latticini possono gonfiare. I latticini che mi gonfiano di più sono i fiocchi di latte e il quark. Infatti non li consumo poi così spesso e in grandi quantità.
Comunque è proprio la quantità che a me fa il veleno, nel senso che se ne consumo 3-4 cucchiaini, ok, ma a consumare anche solo un intero vasetto mi gonfio tantissimo. Però sinceramente non ho provato la stessa sensazione con altri tipi di latticini. Un'altra cosa che ho letto e che non mi è piaciuta affatto, infatti volevo bene rispondere con un video, è il commento di una ragazza che diceva che è la pasta a gonfiarla e che quindi dovrebbe eliminarla. No ragazzi, forse è l'ingrediente presente nella pasta. La pasta è creata da un insieme di ingredienti, quindi se senti che è la pasta che ti gonfia, probabilmente è il frumento o il grano, hai un'intolleranza o una allergia, hai un problema con uno di quegli ingredienti. Quindi non c'è bisogno di eliminare la pasta. La pasta si può fare con tantissimi altri ingredienti che non contengono quegli agenti che sono in quegli ingredienti, ad esempio la farina di riso, quindi la pasta senza glutine, o la pasta di legumi. Però in questo caso, prima di provare altre cose, perché molto spesso la cosa è anche solo mentale, rivolgetevi a un medico. Infine rinnovo il consiglio che vi ho dato nell'ultimo video: ascoltatevi, perché è quella davvero l'unica cosa che funziona davvero su di noi. Prima di lasciarvi il resto del video, vi chiedo di mettere un mi piace, iscrivervi al canale e lasciare un commento se il video vi piace, se le ricette vi piaceranno. Io vi do un bacione, buona visione! Oggi ho deciso di farmi un pranzo abbastanza gourmet. Allora, prima di tutto ho messo su le zucchine, le ho tagliate a pezzettini e le ho messe in padella. Spesso mi dite: come fai a mangiare tutto bollito? Allora, non è vero che è bollito, perché io le ho messe su, senza acqua, sul fondo, in una padella antiaderente. Adesso metto fuoco basso e il coperchio e queste si cucinano da sole. Essendo la padella antiaderente, producono la loro acqua e si cucinano dentro di quella, senza bruciare e senza l'aggiunta di ulteriore acqua, che le renderebbe acquose e perderebbero il loro gusto. E invece qui sto mettendo a bollire l'acqua per il polpo, che prima di immergere lavo sotto acqua corrente. Lo immergo. Per vedere se il polpo è cotto, mio papà mi ha insegnato un trucco. Praticamente, vediamo se riesco a farvelo vedere, si va lì nell'apertura del tentacolo e si fa un'incisione. Se si apre così, vedete che si sta aprendo come burro, allora è pronto. Quindi adesso posso scolarlo. Ora che si è un po' raffreddato, lo tagliuzzo. Come riso, che è quello che renderà il piatto super gourmet, voglio utilizzare questo riso Violet, che è un riso nero. Questo, attenzione ciliegi, è senza glutine, perché dovete sapere che il riso venere della Scotti dice che può contenere tracce di glutine. A parte li lavo, mamma, guarda, i pomodorini, e li taglio tutte a listarelle. E cosa faccio adesso? Aggiungo tutto nella stessa padella. Come sempre, sapete che i miei piatti finiscono sempre così. Le zucchine nel frattempo sono terminate, vedete che non c'è acqua perché non ne ho aggiunta e quindi si sono cucinate da sole. E adesso inizia l'assembramento. Mentre il riso sta finendo di cuocersi, io riaccendo il fuoco sotto le zucchine e metto i pezzi di polipetto. Alzo il fuoco così che magari si caramellizza tutto un pochino. Aggiungo un po' di sale, aggiungo il riso nero, guardate che bello, che figo che è nero. Questo è un piatto secondo me super genuino, perché ho preso le verdure dall'ortolano, cioè un signore di 70 anni che mi fa davvero tenerezza e quindi vado sempre da lui. Il polpo dal pescivendolo e chiudo il piatto con un filo di olio bio del Valdobbiadene e basta ragazzi, questo per me è il più genuino che posso credere di poter mangiare. Beh, il piatto è gourmet, ma l'impiattamento lascia sempre a desiderare. Ho seguito il vostro consiglio di condire direttamente nella padella e devo dire che siete geniali, perché così riesco a condire il tutto senza rovesciare tutto fuori dal piatto. Grazie! Io mi sono cambiata e sto uscendo, ho un pomeriggio pieno di lavoro e appuntamenti, quindi per merenda mi prendo una di queste barrette, una a caso, semplicemente quella che mi ispira di più in questo momento. Facciamo goji, non mi piace, me ne sono rimaste tutte goji. Questa qua
dell'ambrosie a açaí. Top, perfetto. Queste barrette, solitamente quelle raw, vegan e senza glutine, non sono barrette proteiche, ma sono ricche invece di carboidrati e grassi, perché sono fatti con frutta e frutta secca, quindi ad esempio datteri, mora di gelso e mandorle, e quindi non sono una merenda completa, però ce ne faremo una ragione in questo momento. Ciao! Per cena questa sera voglio provare a riproporre un piatto marocchino, una tagine marocchina, che io e Jimmy abbiamo amato durante il nostro viaggio, che era quella con la carne, il pomodoro e le uova. Quindi in una padella metto della passata di pomodoro e della cipolla e faccio riprendere il sugo. Nel frattempo, a parte, spezio il macinato e quindi aggiungo del rosmarino, del peperoncino e del pepe. Faccio delle palline, tipo polpettine. E le adagio nella passata. E copro le polpette con dell'altra passata di pomodoro. Metto il coperchio e lascio cucinare a fuoco basso finché la carne e il sugo non si sono cotti. In realtà un consiglio che mi sento di darvi, che ci ho pensato dopo, è quello di cucinare la carne a parte, quindi in una padella mettere le polpettine e cucinarla a parte, perché il macinato, a meno che non prendiate quello 95% sceltissimo, è un po' grasso e spesso durante la cottura rilascia i suoi succhi, che sinceramente io elimino perché rende il piatto ancora più grasso e dà anche quasi fastidio al palato, però io me lo sono dimenticato e quindi vabbè, per questo anche il sugo è più scuro, perché l'olio e il grasso delle polpette si è riversato nel sugo. Comunque, a fine cottura aggiungo un uovo, ci apro un uovo sopra, potete ometterlo, ma io ho voluto rispettare la ricetta tradizionale, e lo faccio cucinare a sempre a fuoco basso con il coperchio. Quando l'albume è cotto, il piatto è pronto. Mangio tutto questo con del riso integrale che avevo in frigo e dei finocchi lessi, perché dovrebbero andare un po' a smorzare la grassezza di questo piatto. Io non ho una tagine, quindi mangio direttamente dalla padella, così non sporco il piatto. Riso. Condisco con un po' di sale e pepe. E qui abbiamo i finocchi. Buon appetito! Stasera serata marocchina!